secondo il generale. Se le strade di Fiorito e Maruccio sembrano partite dalla stessa piazza che si chiama Denaro Pubblico della Regione Lazio, ben presto però, secondo l'accusa, si sarebbero divise. Perché se l'ex capogruppo del PDL avrebbe sottratto indebitamente 1.400.000 euro spendendoli per ostriche, champagne e macchinoni, senza nemmeno nasconderlo troppo, i 700.000 euro di cui si sarebbe appropriato l'ex capogruppo IDV per l'accusa avrebbero seguito altri percorsi. Percorsi articolati e contorti, intrapresi, secondo gli inquirenti, proprio per tentare di nascondere le tracce di quel denaro. Piccoli prelievi e piccoli versamenti, somme tali da non destare troppi sospetti, una tecnica non nuova agli investigatori. Un vortice di denaro del quale adesso gli inquirenti devono cercare di capire chi ne beneficiasse. A questo punto gli investigatori cominciano ad incuriosirsi verso quelle che reputano strane coincidenze. La prima di queste ha il nome di Norberto Spinucci, ex tesoriere dell'IDV Lazio e che adesso gli inquirenti vogliono sentire come persona informata sui fatti. Ex tesoriere e consulente nello studio legale Scicchitano, dove Maruccio esercitava. E proprio Spinucci fu travolto da una vicenda giudiziaria insieme allo stesso Scicchitano, col sospetto di aver ripulito denaro sporco proveniente da attività illecite. Ma anche qualcos'altro non torna ai magistrati delle prime spiegazioni di Maruccio, che lunedì verrà sentito in procura, perché lui sostiene che quei bonifici a se stesso servissero come rimborso di spese che avrebbe fatto per conto del partito. Ma dai conti del gruppo IDV emergerebbe che la liquidità per sostenere tali spese fosse sufficiente e quindi non c'era motivo per cui Maruccio anticipasse alcunché. E poi ci si chiede perché l'urgenza di aprire ben 10 conti correnti, potendo operare come capogruppo su altri 3 intestati al partito.